Ben ritrovati a Pensieri e Parole in tempo di Covid. Questa lunga emergenza pandemica sta mettendo in ginocchio purtroppo il commercio locale e noi vogliamo parlare con i commercianti e sentire come stanno vivendo questa grave situazione. Oggi abbiamo in collegamento da remoto Patrizia Addis, una commerciante, oltre ad essere un assessore del comune di Castellamonte, anche una commerciante di Castellamonte. Patrizia, ci sei? Buongiorno, Benvenuta in collegamento con buongiorno. noi. Buongiorno. Buongiorno. Patrizia Addis, assessore di Castellamonte, ma anche commerciante di Castellamonte. Una lunga emergenza pandemica, primo lockdown, riapertura, secondo lockdown, veramente una situazione tragica. Difficile, tragica è la parola giusta. Diciamo che il settore commerciale ha vissuto una prima chiusura, dal mio punto di vista, partecipativa, nel senso che hanno accettato il sacrificio, sono rimasti chiusi, hanno accettato tutto quello che da parte del governo veniva decretato, sia dalla regione che dal governo. Una seconda parte molto più difficile della prima, in parte perché speravamo veramente con la prima ondata di aver superato la crisi, almeno quella sanitaria, e di dover invece iniziare a superare la crisi, quella all'interno delle nostre attività. Un periodo estivo dove questa sensazione sembrava veramente essere superata. Il rientro e il ritorno alla chiusura ha sicuramente creato sconforto, rabbia, delusione, da parte di un settore che si è predisposto alla riapertura con ulteriori costi per potersi mettere a norma, per poter sanificare, per poter mettere i locali a disposizione della clientela in sicurezza, ristoranti che sono passati da gestori a guardiani della salute dei propri clienti. Adesso sono proprio quei locali che più di tutti si sono adoperati per essere a norma, ad essere di nuovo quelli sacrificati. Certo, oltretutto non penso che i negozi di beni, come dicono, di non necessità, di non prima necessità, possano comunque creare assembramenti ed essere un pericolo per il contagio. No, io personalmente sono una di quelle persone che ho visto il sacrificio fatto soprattutto dai ristoranti, dai bar, a mettere a norma, come dicevo prima, i locali. Sono una di quelle persone che ha sempre pensato che il periodo estivo bisognava impegnarlo per mettere invece in sicurezza la scuola, per mettere in sicurezza il trasporto e soprattutto per prepararci, visto che c'era stato comunicato di una possibile ricaduta del contagi per il mese di ottobre, quello che è la sanità. A quello che si capisce, a quello che io riesco a capire, è che proprio queste due cose, trasporti e sanità, sono stati quelli invece meno curati e meno presi di attenzione nei 4 mesi in cui abbiamo avuto di relativa tranquillità. E presumo che sia anche quello che faccia arrabbiare un po' tutti quanti noi, proprio perché il contagio nel periodo estivo era calato, è vero che fa caldo, è vero che non c'è l'influenza, tutto, però ritengo che fosse anche dovuto alla molta attenzione fatta dai locali pubblici, da tutte queste attività qui. Il rientro a scuola e l'utilizzo, il rientro nelle fabbriche, l'utilizzo dei mezzi pubblici, io penso che sia stato sicuramente quello che ha danneggiato maggiormente, che ha aumentato in modo esponenziale di nuovo il contagio. Certo, anche perché quello che continuano a ripetere è che il pericolo maggiore è dovuto proprio da un rischio del collasso del sistema sanitario. E visto che c'è stato comunque il tempo necessario per riuscire a prevenire un disastro del genere, il fatto che invece ci ritroviamo praticamente nella stessa situazione, di marzo e di aprile, insomma, scoraggia. Fa paura. Io personalmente mi sono messa nell'ottica di rispettare l'ennesima chiusura, solo
soprattutto per gli operatori sanitari e soprattutto per tutte quelle persone che avranno bisogno di entrare in ospedale. E di conseguenza penso che almeno per queste persone bisogna avere l'attenzione e la cura che è mancata, a dir mio, da parte del governo e degli organi principali. Ospedali dove ogni giorno noi per primo a Castellammontè continuiamo a sollecitare la regione ad aprirlo, a renderlo fruibile per il Covid e continuiamo a sentirci dire che non è possibile. Soprattutto per la messa in sicurezza, ma io ritengo che soprattutto ciò che manca a questo punto sono le persone, manca il personale e aprire una scatola vuota non serve a nessuno, purtroppo. Bisogna assumere, bisogna cercare e io ho la sensazione che in questo momento non c'è più personale disponibile perché l'abbiamo usato tutto e questo è quello che a me personalmente fa più paura. Anche Certo, perché ho anche. una nuora che lavora in ospedale e in pronto soccorso e so cosa vuol dire. Sento da lei che cosa stanno patendo questi operatori. Certo, sì, operatori che fanno degli orari impossibili e che comunque si contagiano purtroppo a loro volta e quindi viene dimezzata la forza lavoro. Poi c'è molta burocrazia anche per assunzioni, probabilmente. Questo non sono informata, sicuramente non è così facile assumere perché mi rendo conto che bisogna pagarli, mi rendo conto di tutta una serie di cose. Però ecco, io penso che fosse uno dei compiti primari da parte della regione e dello Stato, mettere in sicurezza soprattutto queste strutture, questi luoghi che sarebbero stati sicuramente minati per la seconda volta, un po' come col commercio. Ovviamente il paragone è un po' azzardato perché la salute è quella che è importante, è quella che è primaria. Il commercio, l'attività come la mia, sta rischiando. Io per prima sono una di quelle persone che non so se riaprirò, anzi sicuramente non riaprirò più. E dopo 35 anni di attività questa cosa sicuramente non mi fa piacere chiudere in questo modo, avrei preferito Certo. chiudere in un altro modo. Non dico che è tutta colpa Covid, non voglio nascondermi dietro una cosa di questo genere, ma sicuramente questo anno è stato un anno che per attività come le mie, che già in un settore particolare come quello che è la musica, la fotografia, che la tecnologia ha sicuramente danneggiato in modo particolare, quest'anno sicuramente ha dato la mazzata finale. E Castellammontè, se vogliamo parlare del nostro specifico, è un paese che sta sentendo in modo particolare questa situazione. È un paese dove già con la riapertura di maggio abbiamo avuto parecchie attività in proporzione che non hanno riaperto, parecchie attività che dovevano aprire e che non hanno aperto e questo è un brutto sintomo per una città come Castellammontè, trovarsi in situazioni in cui viaggi per il paese e hai solo saracini sgabbassate, è segno Certo. anche poi di abbandono e non è bello, sicuramente non è bello. No, è sicuramente davvero triste. E le misure del governo, le misure economiche, decreto rilancio, decreto ristori, servono? Aiutano? Diciamo che quando stai annegando e provi una mano che ti tira fuori la testa un attimino fa sempre piacere, su questo non si può negare. Però, come dicevo, è proprio solo una boccata d'ossigeno che non è sufficiente, soprattutto adesso. Forse poteva essere sufficiente nella prima parte, proprio perché c'erano le risorse precedenti che ci davano speranza, c'era la speranza di dire vabbè, finirà e ricominceremo, dovremo faticare a ritornare a dei livelli. E la richiusura attuale ci mette in una situazione di persone che non avevano recuperato quella liquidità precedente.
e che su questo nuovo decreto alcuni di noi non sanno se rientriamo, se avremo dei bonus o se non li avremo. È tutto un'incognita, è tutto da scoprire, da capire. Ci sarà sicuramente il ristoro, perciò i ristoranti, tutte queste attività che dovrebbero riuscire ad ottenere dei finanziamenti, dei fondi, però io immagino categorie diverse da quella commerciale, io immagino anche tutto il settore dove probabilmente includiamo anche voi, tutto quello dello spettacolo che io non so come qui riusciranno a uscirne fuori, perché è difficile a non aver mai ricominciato e ricominciare da capo, io penso che manchino proprio le risorse, bisognerà veramente mettere in atto tutte le capacità e le forze per trovare delle soluzioni per ossigenare e dare serenità per ricominciare, anche solo con le tasse, anche solo con diminuzioni degli affitti, dove purtroppo sono tutte cose che noi mese per mese dobbiamo affrontare e che, Covid o non Covid, sono spese che sono vive e concrete tutti i mesi, dove non entra da nessun'altra parte. Soprattutto, secondo me, penso a quelle famiglie che sono entrambi in attività commerciali ed è ancora più drammatico. Io penso che sul sociale si sta di nuovo toccando misure e numeri che penso non solo a Castellammontorio, ma a livello proprio regionale. Fossero veramente molti anni che non si creava, non si aveva un settore sociale così in crisi. E questo è di nuovo un'altra cosa che si assomma a tutta questa pandemia, che si parte, come vediamo, dal sanitario, sociale, culturale. È veramente un bel minestrone di situazioni. Cioè non si può dire che non ha lasciato sereni praticamente nessuno. Certo, anche perché c'è da sottolineare che il commercio locale in Canavese, ma penso anche in altre zone, già prima non vivesse comunque un periodo felicissimo e molto roseo, e quindi la pandemia può solo aver aggravato la situazione. Sì, questo l'ho già detto prima, non ci nascondiamo dietro una pandemia. Io parlo di Castellammonte dove ci ho vissuto e lavorato e lavoro ancora oggi per 35 anni ed era un paese che da un po' di anni a questa parte faticava nel trovare una via, trovare delle soluzioni commerciali che fossero importanti, un paese che ha visto man mano chiudere attività e a fatica riaprirle e via dicendo. Lo stesso percorso ho visto fare su Ivrea, dove molte attività hanno aperto e richiuso nell'arco di pochi mesi. Vediamo che sotto l'aspetto commercio, non ci sono delle politiche né a livello locale né a livello regionale né tantomeno a livello nazionale che vadano ad aiutare o a sperimentare attività nuove. Devo dire che secondo me la pandemia, quella che ha portato dietro, è anche la capacità della gente di fare acquisti online, mettendo ulteriormente in ginocchio quello che è il commercio locale. Io capisco, cerco di essere persona comprensiva sotto tutti questi aspetti, però sono sempre stata una persona che ha sempre creduto in quello che è come si dice, la vicinanza, il parlare col cliente, il consigliarlo, il discutere, il mettere insieme delle idee, è sempre stata la cosa che più di tutto mi ha fatto piacere nel mio lavoro. È stato proprio l'incontro con le persone, il consiglio, qualsiasi cosa. La stessa cosa la provo da utente, cioè da cliente di altri negozi, nel senso che il bello è poter entrare in un negozio e se non sai essere consigliato. Io penso che l'acquisto online ti toglie questo e ti fa entrare in una scatola dove puoi scegliere quello che ti viene proposto senza neppure essere sicuro che quello che ti viene proposto è quello che veramente vuoi.
da un negoziante puoi ritornarci e dire: guarda, che cosa mi hai venduto? Questa cosa qui faceva troppo schifo. Io ho i miei dubbi che se andiamo da Amazon o da chi che sia, ci possa dire: hai ragione, te lo tolgo, ecco, mettiamola così. Io il contatto con le persone e con il piccolo negozio, secondo me, bisogna tutelarlo, bisogna metterlo nelle attività dell'UNESCO. Dico una battuta, ma è così. Io, anche perché i piccoli centri si chiudono e Castellammare si potrebbe dire che è una grossa città, ma anche una grossa città come Castellammare, se iniziano a chiudere, vediamo come le periferie iniziano il degrado, lo sporco, l'incuria, la paura persino di passeggiarci a certe ore, e questo non fa bene, non fa bene. Cioè questo, e questo è anche il non esserci più un esercizio commerciale che faceva da che ne so, da collante con l'intero paese. Questa è un'altra di quelle cose che ci stiamo perdendo, perché ci stiamo abituando sempre di più ad utilizzare la vendita online, più comoda, più veloce, a volte forse anche più economica, io non dico che non sia così, ma ci perdiamo tante altre cose molto più importanti. Certo, sì, il calore umano all'interno di un negozio è sicuramente una cosa molto diversa che l'acquisto online. Forse dall'alto perdono di vista il fatto che non è solo un mancato introito, è un mancato introito il fatto di non poter lavorare o lavorare di meno a fronte di spese che comunque non calano e che sono vive, che sono presenti. Sì, questo lo lamentano un po' tutti, soprattutto chi ha attività in affitto, locali, e parliamo la ristorazione, sicuramente quella che ha delle superfici maggiori, perciò con degli affitti cari, con l'elettricità, con la luce, con tutta una serie di cose. Ora mi dissocio dal negoziante, parlo da assessore, come amministrazione. Si sta terminando proprio in questi giorni quello che è la riduzione sulla Tari, che era quella iniziativa che si era iniziata già con la precedente amministrazione, che finalmente riusciremo a portare adesso. È sicuramente l'ennesima goccia che entra, però è quello che l'amministrazione, in un periodo di crisi, non solo purtroppo di Covid, ma anche amministrativa, è riuscita a portare a casa. Si continua a lavorare, amministrativamente parlando, per riuscire a trovare non solo i fondi, ma anche un sistema per poter aiutare le attività commerciali, e in questo momento parlo veramente solo di commercio, il più possibile, proprio perché è la richiesta che il commercio ci sta domandando, è l'interesse che il commercio di Castellammare sta chiedendo a questa amministrazione. Dopodiché è difficile trovare i fondi, è difficile capire da che parte andarli a prendere, e una volta che li hai trovati bisogna anche destreggiarsi su tutte quelle che sono regole burocratiche che non ti permettono tante volte di andare a togliere, mettiamola così, delle tasse, perché si chiamano tasse e devono essere pagate dai cittadini. Perciò a volte la difficoltà più grossa è anche riuscire a destreggiarsi su queste leggi, leggine, via dicendo. Per quanto si parla sempre di contributi, agevolazioni, cose di questo genere, poi ci sono tutti i sottocavilli che alla fine riescono a prenderli veramente poche persone rispetto a tutti quelli che ne avrebbero diritto e necessità. Certo. Hai parlato della riduzione della Tari, sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche, oppure mirata solo al commercio? In questo momento, più che altro perché nel periodo in cui non c'era l'amministrazione, si è dovuto far partire quello che era la tariffazione dell'immondizia, e il commissario ha portato avanti tutto quello che era l'utenza domestica. Perciò l'utenza domestica si è vista arrivare la tariffa piena,
mentre per quello che è l'utenza commerciale, la piattaforma commerciale, è stato fatto a suo tempo solo il 60%. Di conseguenza, in questo momento noi stiamo lavorando solo sull'utenza pubblica, su quella che è commerciale, la piattaforma commerciale. Su quella invece domestica, come dico, il commissario ha dovuto fare delle, più che scelte, ha dovuto interpretare la legge e di conseguenza ha tariffato già subito. Adesso vediamo un attimo con il prossimo bilancio, con le prossime cose, se si riesce anche ad intervenire su quello che sono le utenze private, ecco. Su quelle che sono invece quelle commerciali, invece, no, su quello stiamo, come dico, a breve riusciamo anche a fare questa cosa qui, faccio rendere pubblica anche questa cosa. Un messaggio, un appello al governo o alla regione o a chi sta di sopra di tutti noi. Allora, posso provare a farlo a step. Allora, intanto da commerciante, inizio col dire spero che la nostra amministrazione, il nostro comune, ponga attenzione come si può dire, aiuti commercialmente questo paese perché ne ha veramente bisogno, sia commercialmente parlando di negozi di settore merceologico ma anche artigianale, non l'abbiamo citato ma è un altro di quei settori che su Castellamonte sta veramente patendo tantissimo. Secondo step lo chiedo alla regione che sotto questo aspetto lo chiedo sotto l'aspetto sanitario, sotto l'aspetto dei contributi da farle arrivare non solo ai comuni ma a tutte le attività, a tutti gli esercizi, il prima possibile, soprattutto il più chiaramente possibile, che non si venga inghiottiti da tutta una serie di cose che poi ti demoralizzano al punto tale da non essere più in grado neanche di farne parte o parteciparne. E lo Stato è già invece un grido, potrei dirlo, più che un aiuto, un grido in cui si dice adesso veramente, adesso è ora che incominciate a smettere di usare 10.000 canali diversi, dateci una linea che sia uguale per tutti, che tutti condividano le stesse sofferenze ma anche le stesse agevolazioni, perché non ce la facciamo più, perché non ce la facciamo più. Grazie mille Patrizia, io spero che sentano e riflettano e ascoltino. Grazie per essere state collegate con noi, alla prossima, speriamo dal vivo. Grazie anche a voi e spero anch'io di potervi vedere dal vivo. È più caldo. Vero, a Grazie presto. mille e un grosso in bocca al lupo a tutto il settore commerciale e ai miei concittadini soprattutto. Mi unisco in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Ci vediamo alla prossima puntata, continuate a seguire Obiettivo News.